stiamo registrando. Oggi vorrei condividere con voi il disagio che ho provato guardando un video che mi è apparso su YouTube e che purtroppo ha avuto 110.000 visualizzazioni. Siete pronti? Guardiamolo. Cari amici, anche se il mio ultimo video sullo spread non ha avuto un grande seguito, quei pochi che lo hanno visto, molti dei pochi che lo hanno visto, mi hanno detto, insomma, che non sono riusciti a capire esattamente il meccanismo e quello che ho cercato di spiegare. Già parte col piede sbagliato, perché la colpa non è loro, ma è tua se non sei riuscito a spiegarti. Questa forse è una delle principali regole di una buona divulgazione. Ma vabbè, lasciamo questo. Cercherò di essere molto semplice. Diciamo, come si dice a Roma, parla come magni. Ok? Facciamo un esempio molto semplice. L'errore principale che commette è quello di cercare di spiegare un concetto in modo semplice quando questo concetto non lo possiede, e questa cosa è una cosa molto difficile e infatti, come vedremo, fallirà nel suo intento. Il signore che sta facendo il video soffre di personalità multiple, quindi in sovrimpressione vi metterò cosa lui sta impersonificando per rendere il video molto più chiaro. Ma adesso, bando alle giance, iniziamo a vedere il video. Il video parte con una prima introduzione in cui riesce a spiegare bene o male i meccanismi che intercorrono tra agenzie di rating, investitori e stati. Diciamo che riesce a spiegarlo in maniera abbastanza normale e poi va a spiegare come funziona un titolo di Stato, che praticamente è un'obbligazione. Vediamo anche noi come funziona per chiarirlo meglio. I titoli di Stato li abbiamo approfonditi in un altro video, però riprendiamoli perché non ci fa mai male. I titoli di Stato si possono rappresentare con due formule abbastanza generiche, però prendiamole per buone. La seconda formula la vediamo successivamente. La prima è, ci dice che se io compro un titolo di Stato, il mio rendimento è dovuto dal prezzo di emissione del titolo, che sarà molto probabilmente inferiore rispetto al prezzo di cessione di questo titolo. E quindi la loro differenza mi dà il rendimento, quindi il mio guadagno su questo titolo di Stato. La Germania gli dice: ti faccio un assegno post-datato di 100 euro. Così tu alla fine dell'anno vai in banca, cambi il tuo assegno e la banca ti dà 100 euro. E tu oggi a me invece, in cambio di questo assegno da 100 euro, mi dai 98 euro. Così l'investitore è contento, no? A fine anno si prende 2 euro ed è contento. Quindi per adesso il nostro aspirante divulgatore si sta comportando abbastanza bene. Il problema è che l'esempio lo aveva fatto con la Germania. Quando passa l'Italia si triggera, non so per quale motivo, e inizia a dire una serie di stronzate, una più grande dell'altra. E tu sei morto di fame, e chi me lo garantisce che te alla fine dell'anno mi dai 100 euro e invece che magari devi darmi 100 euro te li mangi e io alla fine dell'anno ho perso i 98? Stiamo scherzando. Guarda, io se vuoi 100 euro li posso anche investire. Ma tu mi devi dare la garanzia che a fine anno i tuoi soldi ci stanno. E quindi dico: guarda, va bene, invece che darmi 98, dammi un po' meno. E così con quei soldi, in più che hai di guadagno, ci puoi comprare un certificato di assicurazione. Cioè ti puoi assicurare sull'investimento che fai. Quindi se per caso, come dici te, io sono morto di fame e alla fine dell'anno l'assegno sarà scoperto, tu sei assicurato, i tuoi 100 euro li becchi comunque. Li vuoi 100 euro? Dice sì. Dice, vuoi il prestito? Sì, dico sì che lo voglio il prestito. Dice, però tu mi devi fare un assegno da 100 euro e io te ne do 95. Così alla fine dell'anno io prendo 5 euro di guadagno. 2 perché è l'interesse che mi devi dare e 3 perché mi costa 3 il certificato di assicurazione. Quindi lui spiega correttamente che l'Italia deve pagare un tasso di interesse maggiore rispetto all'Italia. Ma perché lo paga? E qui viene l'errore. Secondo lui perché l'investitore, quando compra il titolo di Stato italiano, deve comprarsi anche un titolo assicurativo. E il problema è che non è vero. La differenza tra i tassi di interesse è dovuta al differente rischio che l'investitore corre nei confronti dei titoli tedeschi e di quelli italiani. Non c'entra nulla il titolo assicurativo. Questa differenza viene chiamata premio al rischio, nel senso che siccome io devo rischiare di più comprando il titolo italiano mi ricompensa con un interesse maggiore. E facciamo un esempio più chiaro, così ci capiamo meglio. Ti si presentano davanti a te i due ministri dell'economia italiano e tedesco ed entrambi ti offrono un titolo di Stato al 3%, solo che tu sai che quello italiano è più rischioso. Quindi se loro ti offrono entrambi un titolo di Stato allo stesso interesse, è ovvio che comprerai quello tedesco. Quindi il ministro italiano cosa fa? Per rendere più attraente il suo titolo di Stato, aumenta il tasso di interesse in modo da spingerti a comprare il suo titolo di Stato. Questa differenza in finanza viene chiamata premio al rischio, cioè io ti premio perché stai rischiando di più comprando il mio titolo di Stato. In questo ragionamento quindi non c'entra assolutamente nulla il titolo assicurativo, anzi l'interesse fa già di per sé il ruolo di assicurazione, diciamo, quindi non c'entra assolutamente nulla. Questo che abbiamo chiamato investitore fino adesso in realtà è la banca. Cosa fa? Paracula. Dice: ok,
si prende il mio assegno di 100 euro, non si va a comprare il certificato assicurativo, ok? Non se lo compra, perché la banca lo sa benissimo che io non sono un morto di fame, che comunque alla fine dell'anno i 100 euro glieli è sicura che se li riprende, ok? Quindi non se lo va a comprare il certificato assicurativo. E in questo modo si intasca 3 euro. È una truffa, lo capite? Cioè, sarebbe giustificato se veramente la banca andasse a comprarsi quel certificato assicurativo, ma siccome non lo fa e nessuna banca lo ha mai fatto, è chiaro che questa è una grandissima truffa. E ancora con gli errori, perché ovviamente se esistono i CDS esistono perché ci sarà qualcuno che li compra, quindi non è vero che la banca non compra CDS, altrimenti ovviamente il mercato dei CDS non esisterebbe, se tutti sanno che l'Italia magari non può fallire. Invece, se andate a controllare su internet, ci sono proprio le quotazioni dei CDS rivolti verso l'Italia, quindi può benissimo comprarsi la banca un titolo assicurativo che sarebbe il CDS. Il problema qual è? Il problema è che è sbagliato di fondo il suo punto di partenza, perché i titoli assicurativi non c'entrano assolutamente nulla per la creazione del tasso di interesse maggiore rispetto alla Germania. Abbiamo già spiegato che questa differenza è dovuta al premio al rischio e non al fatto che l'investitore si deve comprare un titolo assicurativo. Quindi il sovrapprezzo è giusto anche se la banca non compra un titolo assicurativo, non c'è alcuna truffa. Dove li prende la banca questi 100 euro per comprare i titoli di Stato, cioè i BTP, boom, gli assegni di Germania e Italia nel nostro esempio, no? Dove li prende? Glieli dà la Banca Centrale Europea. E la Banca Centrale Europea gli dice, guarda, quanto ti serve? Allora, questo, la banca va dalla Banca Centrale Europea e gli dice, dammi 95 euro. La Banca Centrale Europea gli dà 95 euro, però gli dice, guarda che alla fine dell'anno tu questi 95 euro me li devi restituire, quindi glieli presta a interessi zero, ok? Anche qui c'è un po' di verità e un po' di falsità, e questa ambivalenza è una caratteristica che comprende tutti questi video che basano le loro teorie su un complotto. Però adesso vediamo perché è sbagliato questo spezzone. È vero, le banche prendono soldi dalla BCE, ma non è vero che lo prendono a tasso di interesse zero. Infatti, come possiamo vedere dal grafico, i guadagni di una banca derivano dalla differenza tra i tassi di interesse emessi verso i privati meno i tassi di interesse che la banca chiede nei confronti della BCE. Solo in quest'ultimo periodo le banche hanno in possesso denaro in modo gratuito nei confronti della BCE, ma questo avviene perché la BCE ha attivato un meccanismo per far ripartire l'economia tramite appunto regalare soldi alle banche per poi le banche trasferirli ai cittadini privati. Ora, dopo questa frase, chissà quanti complottisti verranno giù a darmi parole, non voglio approfondire di più questo discorso perché si amplierebbe troppo, però fidatevi che è così, non so come dirvelo. A fine anno la banca cosa fa? Cambia il mio assegno e si prende 100 euro. Dopodiché prende e dà 95 euro indietro alla Banca Centrale Europea. Quindi ha guadagnato 5 euro con i soldi degli altri. Fantastico, no? A sentirla così vorremmo tutti aprire una banca. Anche qui, in condizioni normali, la banca non prende a tassi di interesse zero dalla BCE, quindi ci sarà sempre un costo per la banca. Però non considera due altri aspetti. Il primo è un rischio fallimento vero e proprio dell'Italia, e l'abbiamo assistito a maggio con il governo del cambiamento, quando voleva non ridare più indietro 250 miliardi di debito. Quello è un caso in cui una banca può ritrovarsi con i suoi titoli di Stato che valgono zero, e quindi non è così semplice il lavoro della banca. Dimentica un altro aspetto fondamentale, e adesso andiamo a rivedere la seconda formula che vi ho fatto vedere prima. Questa è la formula per calcolarsi il tasso di interesse di un BOT, cioè di un titolo di Stato. Qual è l'errore del signore? L'errore del signore è quello di presupporre che il rendimento del titolo di Stato non possa cambiare mai. E invece è tutt'altro che così. Infatti lui presuppone che il prezzo dell'Italia sia 95 e che il valore nominale alla scadenza del titolo sia di 100. Ma questo non è sempre vero. Ma andiamo sul pratico. Io, ad esempio, posso aver comprato un titolo di Stato a febbraio, quando i tassi di interesse erano bassi. Quindi, ad esempio, i tassi di interesse erano del 2% e quindi ho comprato il titolo a 98. E mi avrebbe promesso alla scadenza un valore di 100. Solo che se io voglio venderlo adesso, quando lo spread è schizzato, adesso il tasso di interesse sarà aumentato a 5, ad esempio.
E quindi il mio valore nominale, se lo vorrò vendere, non sarà più di 100, ma sarà di 95. Quindi capite bene che adesso ho perso valore investendo nel titolo di Stato italiano. Quindi non è così facile il lavoro della banca, perché bisogna combattere anche con i mercati e con i governi, diciamo che con le dichiarazioni non stanno abbastanza attenti. Quindi io posso tranquillamente perdere i miei soldi tramite questo meccanismo, che è importante. Come ho detto in precedenza, il tasso di interesse fa già di per sé un ruolo di assicurazione. Perché cosa succede se invece del tasso del 2% a febbraio l'avrei comprata al tasso del 5%? 98 sarebbe diventato 95. In questo caso, invece di perdere 3 punti percentuali, hai perso 0. Quindi, come possiamo vedere, il tasso di interesse fa già un ruolo di assicurazione per quanto riguarda le fluttuazioni dei titoli di interesse durante il tempo. Quindi, ancora una volta, i titoli assicurativi come i CDS non c'entrano nulla. Di assicurazione che costa 3 euro, costa 3 euro perché 3 è il valore dello spread. Qui c'è veramente da mettersi le mani nei capelli, perché è praticamente dal 2011 che si parla di spread. Io non ne posso più neanche io di parlare di spread, e ancora c'è qualcuno che non ha capito cosa significa spread. Spread è il differenziale tra i tassi di interesse tedeschi e i tassi di interesse italiani. In questa formula non c'è nessun titolo assicurativo. E se andate a controllare, i titoli assicurativi hanno un valore completamente diverso dallo spread. Possono avere una correlazione, ma non è così stretta. Cioè, non lo so, mi ritiro a vita privata. Che cos'è? E da cosa dipende praticamente questo spread? Allora dipende da quanto quella maledetta dell'agenzia di rating dice che io sto ridotto male, ok? Più quella dice che Matteo Italia è un morto di fame e sta ridotto male, più quando l'investitore verrà da me a investire mi chiederà più soldi, perché assicurarsi costa sempre di più. Qui c'è un altro errore, e c'è quello di formulare una correlazione così stretta tra i giudizi delle agenzie di rating e lo spread. Ma ovviamente non è così. Se andiamo a vedere su internet... Ah no, questo è il mio nuovo progetto milesfood.it. Miles, emozioni. Hanno un gusto. Se andiamo a vedere, lo spread è schizzato quando è entrato in carica il governo e quando è uscita la nota d'aggiornamento sul DEF. In entrambi i casi le agenzie di rating non hanno espresso alcun giudizio, quindi non c'è di nuovo questa correlazione così stretta tra agenzie di rating e spread, ma ci sono tanti altri fattori che contano di più, come abbiamo visto ad esempio le dichiarazioni di un governo. Però prende la palla al balzo e inizia a instaurare una serie di ragionamenti ipercomplottisti. Infatti lui pensa che se le agenzie di rating diminuiscono il giudizio verso l'Italia, l'investitore può guadagnare di più, e quindi si crea un ciclo continuo nel quale l'agenzia di rating degrada il giudizio verso l'Italia e l'investitore guadagna sempre di più. E poi arriviamo a uno dei sogni bagnati di tanti sovranisti, cioè quello di riuscire a influenzare le politiche economiche della BCE. Quindi sì, diciamo che il suo secondo tentativo non è dei migliori a livello di concetti. Il problema è che questo video ha raggiunto 110.000 visualizzazioni ed è riuscito a convincere tipo 4.000 persone a mettere mi piace. Questo significa che 4.000 persone sono convinte, ferme, che tutta quella roba sia vera. Ed è quindi abbastanza preoccupante, no? Ovviamente è molto improbabile che io riesca a raggiungere quei numeri, però almeno voi che mi seguite state attenti, perché il loro trucco è proprio quello di mischiare cose vere con cose non vere, e quello di fare un grande mappazzone, come direbbe un mio grandissimo collega. Quindi mischiare così tanto le cose che magari potrebbero risultare anche vere ad un occhio non troppo esperto. Quindi state attenti, e se trovate qualche altro video che non vi convince, mandatemelo, che vi posso dire io se è attendibile o meno. Anche se poi io non è che ho tutta questa la verità del mondo, però almeno ho un po' d'occhio, riesco a dirvi se può essere attendibile o meno, con tutti i miei limiti, eh? Non voglio dire che sono il dio assoluto. Basta, mi sono stancato. Alla prossima.